quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. La casa è un rifugio anche a luci spente, anche quando l'erba è troppo alta nel cortile, anche quando il cane è troppo vecchio e non abbaia, anche quando manca il vino e la dispensa è mezza vuota. La casa è un rifugio amoroso. Siamo a Forlì, o meglio ancora a Meldola, in Emilia Romagna, in una casa che si chiama Casa del Cuculo. È una casa che io ho comprato nel 2002, e da allora ci abbiamo sempre abitato più persone e tutte condividevano un po' l'utilizzo dell'arte per sperimentare degli interventi sul sociale. Da allora questa casa è, diciamo, cresciuta assieme ai suoi abitanti. Alcuni sono passati, se ne sono andati, altri hanno consolidato il loro permanere qui. Molti giustamente hanno cominciato a costruire dai loro sogni il loro lavoro. Si sono formate delle coppie. Piano piano questa casa abbiamo cominciato a metterla a posto. Non finiremo mai, però l'abbiamo sempre fatto pensando ai lavori come anche un momento di condividere un'esperienza. Ed è anche il nostro ufficio condiviso. E qua ci sono attività, ci ha suonato una banda, ci sono stati workshop di danza, formazioni, abbiamo fatto adesso ultimamente il corso The Heart of Change qua, e dai, è una sala che ha un grande sfogo perché può diventare anche campo da calcio per i bambini. Piano piano siamo arrivati al nucleo che c'è adesso, che è composto da tre coppie che condividono la casa, condividono alcune delle esperienze lavorative, molti condividiamo un passato musicale. Condividiamo una cooperativa, dei figli. Non proprio li condividiamo, ma stiamo cominciando a crescerli insieme in una sorta di comunità educante che ci siamo resi conto di essere un po' posteriore, non tanto cercandolo. E quindi ci stiamo un po' attrezzando in questo momento, perché oltre ai 6 adulti che siamo ci sono anche 3 bambini, 8, 3 e 2 anni. Oltre ai bambini qui sono nati anche progetti che sono piano piano diventati un lavoro per tutti noi, direi. Infatti questa casa è un po', in questo momento della nostra crescita insieme, è quasi un piccolo co-working, nel senso che ognuno di noi lavora sui propri progetti, condivisi o meno, intrecciandosi sempre in qualche modo tra di noi, molto dentro la casa. Io, Marcello e Elena, che è la sua compagna e ora non la vedete, abbiamo una cooperativa che si chiama proprio Casa del Cuculo, perché è nata come associazione più di 10 anni fa e poi si è trasformata in cooperativa. Ed è una cooperativa con cui lavoriamo con strumenti diversi come arte, facilitazione e in generale rigenerazione urbana. Lavoriamo su creare comunità fuori dal di qui, creare e mantenere comunità. E Giulio, che è il mio compagno, invece suona e fa il liutaio e ha il suo laboratorio qui in casa, quindi anche lui è qui. E ci capita, per esempio, come cooperativa di chiedergli di intervenire come musicista in qualche nostro evento. E invece Roberto e Valentina hanno un'associazione che si chiama Il Paradiso Ritrovato, con cui abbiamo iniziato a collaborare abbastanza, in modo abbastanza intenso, noi che invece siamo la cooperativa Casa del Cuculo, facendo anche delle cose qui in questa casa, e soprattutto si occupano di facilitazione, sviluppo di talenti delle persone e permacultura. La casa è un diritto. E noi abbiamo trovato un po' la nostra comunità nel posto dove abbiamo deciso di vivere. In realtà né io né Roberto siamo di Forlì, però poi casualmente ci siamo ritrovati proprio qui. E in questo contesto abbiamo trovato molte delle caratteristiche che cercavamo, ovvero un gruppo di persone con cui condividere la vita quotidiana, le sfide un po' di tutti i giorni e allo stesso tempo degli alleati per il lavoro, ma anche altri progetti
più ambiziosi, diciamo. La parte più divertente è che a volte si cerca così lontano e non si vede che quello che cerchi è proprio davanti ai tuoi occhi. Vuoi salire sul tatuato? Ma non avrà senso. Roberto. Io. Cos'è per te l'Italia che cambia? Per me Italia che cambia è coraggio, perché c'è una rete di persone che cerca un'autenticità nella vita, e quindi è sostenere, è avere qualcuno con cui confrontarsi. Italia che cambia è tentare di fotografare le cose che sono in movimento, anche per trovare movimenti migliori. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.